Il progetto, diciamo, Sbirro Qualunque è nato circa 2 anni fa, unendo la passione che è per la musica, principalmente per il genere rap, con l'amore che ho per il mio lavoro. E diciamo che ho sentito l'esigenza di dire la mia nel momento in cui ho visto appunto che il genere che tanto amavo stava andando verso livelli sempre più bassi, ovvero ormai il rap è diventato sinonimo di un parlare di reati, di un vantarsi di reati, di vantare l'odio per le istituzioni, che non è quello che rispecchia il rap, perché il rap sì è denuncia, ma una denuncia diciamo vera e seria. Al giorno d'oggi invece lo si fa principalmente per moda, infatti molte sono le volte in cui chi narra di arresti o reati fatti in realtà inventa tutto solo per fare comunque hype. Quindi ho deciso di dire la mia. È inutile secondo me parlare di dati, di percentuali. Al ragazzo d'oggi devi parlarci diretto, deve arrivare a capire quello che vuoi dire, arrivare a capire la tua realtà, deve capire che ciò che dici è vero, e penso che appunto il mio personaggio abbia questa forza anche in base al ruolo che ricopro. Oggi è una giornata importante perché è una giornata in cui si parla di legalità, si parla di lotta alla mafia, lo si fa in modo dinamico, scorrevole, non pesante, perché la comunicazione è importante, lo si fa con lo Sbirro Qualunque, che è un poliziotto rapper. È importante spiegare ai ragazzi cos'è la legalità, che è essenzialmente non girarsi mai dall'altra parte. Poi non dobbiamo dimenticarci una bellissima frase di Caponnetto, che la mafia teme più la scuola che la giustizia, e questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. La formazione è fondamentale. La Toscana non è terra di mafia, ma la mafia c'è. Anzi, la mafia c'è sempre stata. Oggi abbiamo 810 beni confiscati, quindi proprietà immobiliari e aziende che appartenevano ai mafiosi e che sono stati sottratti. Per confiscare una proprietà a un mafioso necessitano 15 anni. Quindi questo sta a dimostrare che 20 anni fa in Toscana c'erano dei mafiosi che svolgevano le loro attività criminali. Il nostro territorio si è addormentato per molti anni. Oggi si sta svegliando, le scuole sono le prime che sentono la necessità di approfondire questi argomenti. Io mi auguro che anche la politica si svegli. Abbiamo deciso di fare questo evento questa mattina proprio per sensibilizzare anche tutte le scuole della provincia di Pisa, ma non solo. Vorremmo veramente ampliare questa esperienza, questo evento a tutte le scuole della Toscana. Siamo stati contenti di aver accolto quasi 100 ragazzi delle scuole di Cascina e di Pisa, e speriamo in futuro di poterne ospitare tante altre.